Saluto a tutti gli amici che mi seguono. Riprendiamo con questo video la lettura della mia nuova storia fantasy Ombre del passato, il manoscritto del mistero. Vi proporrò il secondo brevissimo capitolo, sono solo due pagine, intitolato appunto Il manoscritto. Buon ascolto. Jim posò con cura il manoscritto su un tavolo consumato dal tempo e dall'uso, come se stesse per scoprire un segreto millenario. Quel reparto sembrava contenere un tesoro nascosto, ma forse era solo una illusione alimentata dal fatto che era scritto in una lingua sconosciuta e con simboli incomprensibili, che lo affascinavano e sembravano sfidarlo. Le ore passarono in un sussurro di pagine e pensieri. Jim si immerse nell'analisi, cercando di decifrare il significato nascosto di quei segni. L'eccitazione, la curiosità e la determinazione lo tennero sveglio tutta la notte. Era come se le pagine del manoscritto raccontassero una storia antica e dimenticata che aspettava solo di essere scoperta. Mentre la luce dell'alba filtrava timidamente dalle tende, Jim era sempre più eccitato, affascinato da quello che sembrava essere una reliquia del passato. Pagina dopo pagina, la sua curiosità cresceva in maniera irrefrenabile, catturando completamente la sua attenzione e la sua immaginazione. Jim non poteva sapere che quel libro, con le pagine ingiallite e consumate dal tempo, avrebbe inesorabilmente modificato la realtà quotidiana e monotona della sua vita. Esausto, si addormentò sulla sedia, sprofondando in un sonno agitato, pieno di sogni e visioni. Sognò di viaggiare in terre lontane e fantastiche, di incontrare personaggi straordinari e misteriosi, di vivere avventure incredibili e pericolose. Sognò di scoprire il segreto del manoscritto, di leggere la storia che si celava tra le sue pagine, di capire il suo significato e il suo scopo. Sognò di essere felice e realizzato e di condividere con la sua vita con qualcuno che lo amasse. Anche Anteo, posando la testa sulle sue gambe, si lasciò cullare dalla stanchezza e si addormentò. Quando Jim si svegliò, si sentì indolenzito e stanco, rimpiangendo di non essere andato a dormire nel suo comodo letto. Il rumore del legno della sedia che scricchiolava e del vento che soffiava attraverso la finestra semiaperta lo riportarono alla realtà. Si stiracchiò con un leggero gemito, sentendo i segni di un sonno non del tutto ristoratore. Poi preparò una colazione veloce per sé e per l'affamato cane, Anteo. Sul tavolo il manoscritto lo aspettava come una promessa di nuove avventure e misteri. La luce del sole, luminosa nel cielo, filtrava dalla finestra della stanza, illuminandola. Jim si ritrovò a riflettere sugli eventi della notte appena trascorsa. Alla luce del giorno tutto sembrava più chiaro e razionale. I dettagli del manoscritto, prima così intriganti, ora sembravano meno misteriosi. Scosse la testa, sorridendo quasi divertito da come le sue fantasie notturne lo avessero così catturato. Tuttavia percepiva un conflitto interiore tra il desiderio di continuare a indagare sul manoscritto e il crescente dubbio che fosse solo una perdita di tempo. Poi, come per schiacciare quei pensieri, aprì completamente la finestra e una leggera brezza portò con sé i profumi salmastri del mare, mescolandoli alla freschezza del bosco. Jim chiuse gli occhi, inspirò a pieni polmoni
e sentì il suo spirito fondersi con la natura e la sua anima avvicinarsi a Dio. Si girò e guardò pensieroso quell'enigma sotto forma di libro appoggiato sul suo tavolo. Jim, di solito sicuro di sé, si sentì smarrito di fronte a questa situazione inaspettata, come se si fosse improvvisamente ritrovato prigioniero di una realtà indecifrabile. Jim era indeciso su cosa fare. La domanda «cosa farò?» risuonava nella sua testa come un peso che gli opprimeva il petto. Si sentiva confuso, spaventato, eccitato e curioso. Non era mai stato in una situazione simile, e non certo a causa di un libro, per quanto misterioso. Era affascinato da quel manoscritto, ma allo stesso tempo lo trovava spaventoso. Non riusciva a nascondere a se stesso la curiosità di svelare i misteri di quelle pagine incomprensibili. Scuotendo la testa, Jim si riprese e si immerse nelle sue solite attività quotidiane, cercando di temporaneamente di dimenticare il dilemma che lo affliggeva. Provava un certo rimpianto per aver preso il manoscritto dal pub, dove giaceva trascurato e ignorato da anni. Pensava di riflettere con calma su cosa fare, se tenerlo e cercare di decifrarlo, o restituirlo al suo amico Giardi, il legittimo proprietario. Tuttavia Jim si rendeva conto che quel libro stava diventando una parte integrante della sua vita e che sarebbe stato difficile per lui lasciarlo andare. Questo era un problema che avrebbe affrontato più avanti. Ora doveva occuparsi di altre questioni. Anteo, stanco di aspettare, era già fuori nel bosco a rincorrere conigli e uccelli. Bene, questo è il breve secondo capitolo dove ho parlato di questo manoscritto. Il prossimo capitolo è intitolato Un atto eroico, come state vedendo, e naturalmente ve lo leggerò prossimamente, sperando naturalmente che sia di vostro gradimento. Un saluto a tutti, a quegli amici che hanno la pazienza di ascoltarmi e lo fanno da tanti anni. Grazie.